Ciao a tutti, mi dispiace ma la live non l'ho potuta fare perché c'è stato un piccolo problema dell'app, quindi fa niente, faccio soltanto il video di come va l'orto praticamente, non faccio la live. Allora, iniziamo sempre dal solito appezzamento, da questa parte qua. Qui abbiamo le cipolle che piantai ad ottobre, stanno crescendo abbastanza bene. Questa pioggia dell'ultimo periodo, sempre di novembre, e anche tutto il mese di dicembre, che ha piovuto un sacco, il terreno si è indurito. Poi io non ho avuto neanche tanto tempo per dedicare all'orto perché ho dovuto comunque studiare, e poi comunque le giornate sono corte, quindi non ho molto tempo per dedicarmi all'orto, soltanto qualche volta la domenica. Però purtroppo anche la domenica pioveva e io non ho potuto proprio fare niente nell'orto. Vedete? Cioè, ci vuole anche un po' di concime con queste cipolle. Poi di qua ci sono le scarole, che sempre piantate ad ottobre. Comunque stanno crescendo abbastanza bene anche loro. C'è un po' di ortica purtroppo. Invece i broccoletti qua li ho raccolti tutti quanti. Adesso stanno facendo i nuovi getti laterali che producono altri broccoletti. Infatti eccone qua uno. Qui anche ci sono, come vedete. Qui fino a marzo ne faranno un sacco. Darò un po' di concime per farli rinforzare un po' questi broccoletti. Vedete? Piano piano, per esempio, questi qua adesso non ci sono ancora i getti. Cioè li stanno iniziando a fare, infatti. Però questa qua è stata l'ultima pianta che ho raccolto insieme a queste altre qua. Sono state le ultime piante, perciò ci mettono più tempo a produrre i nuovi getti. Qui invece c'è la minestra che l'ho raccolta già 2 volte. Infatti sta producendo dei nuovi germogli, perché l'ho fatto anche la seconda raccolta dopo la prima, che sarebbe stato il primo germoglio. Poi ho iniziato a raccogliere da qui e da qui. Un po' esile perché sta all'ombra, però la produzione sta andando, cioè va molto bene, vedete? Questa piana è stata danneggiata dal vento di novembre, vedete? Poi qui con le scarole alla fine le ho trapiantate 3-4 volte, ma alla fine c'è soltanto ortica. Non hanno fatto niente. Pazienza, se sono le scarole non è che vanno proprio bene a tutti quanti, perché prendono molto peronospora, poi le lumache stanno distruggendo un po' tutto. Quest'anno né le scarole e né i broccoli di rapa non crescono molto bene. Quindi adesso faccio vedere gli altri appezzamenti. Ecco qui. I carciofi invece stanno crescendo molto bene, si sono ripresi l'ultima volta, perché le piante erano un pochino piccoline, però le ho concimati abbondantemente, le ho anche rincalzati, come vedete qua c'è il solco, vedete che sono stati rincalzati e si sono ripresi. Le ho dovute rincalzare molto prima quest'anno rispetto alle altre volte, perché di solito i carciofi li rincalzo sempre a dicembre, però quest'anno ho dovuto rincalzare i primi di novembre. Terra i carciofi, ovviamente sono rincalzabili. Vedete? Si sono ripresi. Invece queste cipolle qua che sono state messe molto prima di quelle là, cioè 10 giorni sono state messe. Invece le scarole qui le ho raccolte la maggior parte, ce ne sono ancora qualche piccola piantina, cioè qualche pianta di quella che mise a settembre, tipo questa qui. Però ne ho messe 10 giorni fa, ho messo questi altri solchi, ho messo in mezzo a queste qui. Purtroppo c'è questo vento che dà molto fastidio.
fragole ci sono ancora, un po' danneggiate dal freddo, però si riprendono, si riprenderanno a primavera, vedete? E ho trovato un altro solco a novembre. Poi sono un po' di mandarini a terra perché il vento li sta facendo cadere, vedete? Ci sono ancora le fragole. Di qua dove c'erano i fagioli sant'antonisi, infatti c'è ancora la rete. Qui già ci misi la linea di finocchi a settembre, il filato di finocchi. Infatti sono più grandi rispetto a quelli là di prima. Li ho anche essi rincalzati. Vedete? Qua l'ho dovuto ripicchiettare le piantine, infatti sono più piccole queste, perché seccarono qui. Vedete? Poi qui c'è quest'altro filare che sono un po' più piccolini, li misi a novembre questi qua. Però stanno crescendo abbastanza bene. Ecco. Poi questo è il semenzaio di broccoli che seminai a novembre, che feci anche il video. Stanno crescendo abbastanza bene questi qua. Sperando che almeno raccolgo da qua i broccoli, perché ancora non ho raccolto broccoli dal mio orto, perché quelli là sono seccati. Il semenzaio qua li ho riseminati a novembre, perché li seminerei a settembre e non nacquero, quindi ancora devo mangiare i broccoli del mio orto. Ci sono un po' di foglie perché c'è il giardino di cachi di qua e la pianta di gelsi di qua, che pure ha fatto cadere tutte le foglie. E quindi il semenzaio è pieno di foglie. La bietola qua, niente quest'anno. La riseminai, infatti vi feci il video, cioè feci nella diretta scorsa vi feci vedere che la riseminai, soltanto che le foglie erano coperte di nuovo. Seccata poi la bietola, piano piano. Non ci posso fare niente. Andiamo all'altro appezzamento. E invece qui dove c'erano i fagioli a formella, ovvero quelli là che io ho raccolti per ultimo, ci sono due solchi di piselli. Qui ieri ci ho zappato il terreno, l'altro ieri, mi ricordo quando ho fatto. Ieri ho zappato il terreno perché dovevano rincalzarli. Da quest'altra parte c'è quest'altro succo, che questo qua già l'ho rincalzato e ci ho messo la concime. Invece di qua vi faccio il video di come li rincalzo e come li concimo. Invece qui c'è il solco di fave, ne ho seminato un altro praticamente. Anche qui ci ho lavorato il terreno e vi faccio anche qui il video di come li concimo. Ecco qui. Adesso qui ci vedete la rete, ci vedete le fave. Naturalmente poi lo toglierò, toglierò la rete prima che crescano le fave. Poi ci metto lo spago. Invece qui ci sono ancora i finocchi, quei finocchi che piantai a fine agosto. Stanno crescendo anche questi qua, tra poco mangerò anche questi. Vedete? Sono abbastanza grandicelli anche questi. Li concimai a dicembre, infatti si sono ripresi, sono fatti un po' più grossi. C'è un po' di terreno per farli biancare un pochino, diciamo, anche per tenerli fermi dal vento. Invece qui c'è il solco di fave, quello là che piantai che seminai a fine settembre. E purtroppo, dico purtroppo, stanno iniziando a produrre i fiori. Ed è un cattivo segnale, perché infatti
Le piante sono molto piccole e col caldo che sta facendo adesso stanno fiorendo, e non dovrebbero, perché perché poi la sera scendono le temperature e i fiori si bruciano. C'erano anche sotto lo zero ultimamente, stanno scendendo. Quindi è un po' un problema, però crescendo poi i fiori li faranno più tardi, sempre faranno fiori. Mano a mano che crescono, vedete? Sembra adesso inutile cimarle le fave. Prima qualcuno mi potrebbe dire che devo cimare le fave, ma è inutile perché devono farsi un po' più alte. Invece qui il solco colorato che piantai i primi di agosto l'ho quasi terminato. C'è ancora qualche pianta. Poi qui ci pulirò e ci zapperò. Sistemerò un pochino il terreno. Vedete, c'è ancora qualche pianta. Sono immersa un po' nell'ortica, purtroppo. Invece qui ci sono ancora le verze che le ho iniziate a raccogliere. Sembra queste qua sono un po' più tardive. Vedete? Questo è già un po' più pieno. Anche questa, ad esempio. Andiamo all'ultimo appezzamento, vi devo far vedere un'altra cosa. Qui sarebbe quel solco di piselli che seminai i primi di ottobre. Purtroppo a novembre c'è stato un vento forte che mi ha battuto quasi tutto il solco e poi le ha fatte anche un po' marcire. Infatti qui le ho riseminate, sempre qua dove vedete gli spazi vuoti li ho riseminati questa settimana. Detto, potevo farlo anche molto prima, potevo farlo anche un paio di mesi fa, cioè quando proprio si erano appena rotti, però ve l'ho detto, non ho avuto tempo, ho dovuto studiare. C'è ancora l'erba, infatti, mi vedete, devo sistemare, piano piano sto sistemando tutto l'orto. Infatti quando feci il video che vi avvisai che facevo la diretta, ve lo dissi che stavo sistemando l'orto. L'ho approfittato di queste feste di Natale per sistemare. Vedrete, fino a qua... Se mi vedete questo solco qua, ci sono i piselli che sono più grandi, perché questa parte qua che vi sto facendo vedere con la rete si è salvata col vento. Però adesso c'è... Cioè più avanti del solco i pali e la rete non ci sono più, perché li ho dovuti togliere, perché si fecero tutti aggrovigliati e si spezzarono. Se mi vedete qui ci sono tutti ancora gli ultimi piselli qua, che sono all'impiedi, più grandi. Se mi questo c'è anche il fiore, vedete? Invece qua, come vedete, li ho riseminati da capo, perché qui non ci sono né i pali, sono i pali qua li ho conservati. La rete l'ho dovuta buttare perché era irrecuperabile praticamente. La stessa cosa vale per i broccoli di Natale. I broccoli pure col vento si danneggiarono un pochino, però ringraziando il tempo che ha mantenuto, i broccoli si sono ripresi e sono cresciuti. Purtroppo li ho raccolti quasi tutti quanti. Non vi ho potuto fare il video di come li raccoglievo, perché tutte le volte che dovevo raccogliere i broccoli ha piovuto. Cioè durante le feste di Natale che ho dovuto raccogliere i broccoli ha piovuto, quindi adesso sono rimaste soltanto le piccole piante. Vedete? Le più piccole sono rimaste che rimasi. Penso che qui ci zapperò e ci metterò qualche solco di patate metterò. Infine qui messi nell'erba ci sono ancora i cavolfiori. Dopo toglierò l'erba di qua e li sistemo un po'. Questi sono i cavolfiori di marzo. Poi naturalmente qui ci sono ancora qualche piccola pianta di broccoli di Natale. Però i cavolfiori di novembre che stavano qui, infatti c'è ancora uno solo di qua, li ho raccolti tutti, e anche i romani. Ho detto, pioveva sempre, non vi ho potuto fare il video. Anche quando era, perché ho detto che a novembre li ho raccolti i cavolfiori, anche quelli romani, e pioveva sempre. Non vi ho potuto mai fare il video. Oppure quelle poche volte che spioveva, mi facevo tutto bagnato e non potevo fare il video. Qui ci sono ancora i cavolfiori di febbraio, questi qua che ci sono così. Hanno un po' di peronospora purtroppo. E questi più grandi sono i cavolfiori di dicembre, che sarebbero questo filare qua.
questo. E di qua ci sono quelli di gennaio. Per fianco c'è ancora qualche pianta di broccolo di Natale. E che dire, dovete perdonarmi che non vi ho fatto la live, che ve l'ho detto, c'è stato un piccolo problema all'app. E spero di rifarla il più presto possibile. Vi prometto che l'orto al completo ve lo farò vedere più spesso, almeno una volta al mese. Perché l'ho detto, cioè non potevo fare la diretta perché era tutto disordinato l'orto. Che figura ci facevo dopo? Poi era tutto pieno d'erba, detto, era tutto danneggiato, non potevo sistemarlo. Ad esempio, io già volevo farlo vedere un po' più sistemato l'orto adesso, però ho detto, non ho avuto tempo per finirlo a sistemare. Pazienza. Alla prossima.